Non ci sono emergenze. A South Beach hanno tutti una scusa, ma le scuse sono per i rammolliti. Non ho pazienza per queste stronza. Perché fai la stronza? Cosa faccio io? Non la rimuovono con te dentro. Se vuole restare in auto, le farò fare un bel giretto. Ehi! Oh mio Dio! Ehi, Bernice! Jerome si è tirato indietro, quindi sta a me addestrare Bernice. È una ragazza irascibile, scontrosa. Nemmeno io sono un angioletto, quindi rischia grosso. Speriamo di non scontrarci. Questo è mio. Cazzo, non ho altro, eh? Sarò io ad addestrarti, ma non farmi incazzare. Perché io mi guadagno da vivere così. Quando ne avrai uno tuo potrai fare quello che vorrai, ok? Tutte stronzate. Che vuoi dire? Devo forse ripetertelo in spagnolo? Eddie, Bernice, ho un lavoretto per voi, ci siete? Dimmi pure. Dovete andare al 415 della Espagnola. C'è una BMW in un parcheggio riservato al carico e scarico merci. Perfetto. Quando capirai che devi dirle ricevuto, e non perfetto, dolcezza o stronza simili. Ricevuto, messaggio ricevuto, comandante, agli ordini. Tutte queste regole che hanno non servono a niente quando c'è da portare via una macchina. Non mi interessa il modello di carro attrezzi. L'importante è che porti via le macchine. A destra così, ora accosta, a sinistra. Fermati, abbassa il carrello. Il più possibile. Ascolta, quando non saprò come fare il mio lavoro ti chiederò aiuto, ok? Va a sbloccare lo sterzo, amico. Sono io che comando. Ehi, sblocca quel cazzo di sterzo. Andiamo. Io resterò nell'abitacolo con l'aria condizionata ad aspettare che finisca. Fa in fretta. Tu sei matta. Brigati. Sembra un principiante. Non ci riesce. Ehi! Oh cielo, ci risiamo. È vostra? Sì. Sai perché la porto via? Perché? È sulle strisce gialle, non si può. Avanti, si tratta di una mezz'ora. Mezz'ora è troppo. Oh, porca puttana. Quelle galline dicevano solo stronzo. Se lei è la proprietaria del veicolo, può pagarmi qui sul posto, altrimenti la rimuovo. Che succede? Le sto proponendo una multa ridotta di $115. Non voglio sentire queste stronzate. La multa è di $250 e li voglio tutti, fino all'ultimo centesimo. Non ho tempo, dobbiamo andare. Lasciateci in pace. Andiamocene. Su, non ci sono emergenze. A South Beach hanno tutti una scusa, ma le scuse sono per i rammolliti. Devi darle una scelta. Non ho la pazienza per queste cazzate. Per niente. Perché fai la Cosa faccio io? Richiamami stro... Ok, oh cielo. Ora okay, la prendo a schiaffi questa stro... Oh cielo. Ti faccio vedere io, Torna dentro. Fatela finita. Non scelgono un bel niente. Torna nel carro attrezzi. Ok, resta lì a chiacchierare tu. Se pensi di potermi chiamare stronzo, ti sbagli di grosso. Ti lascio qui. Entra in macchina, non la rimuovono con te. Cosa? Stiamo perdendo tempo. Dico sul serio, entra in auto. Eddie, prendi i soldi e andiamocene, ho da fare. Lasciami parlare con loro. Se chiudi la portiera io me ne vado. Aspetta. È entrata in macchina. Così ho pensato, se vuole fare un giretto, glielo faccio fare io. Ehi, Bernice! No! Non può farlo! Aiuto, falla uscire di lì! Non riesco a crederci! Ancora la multa ridotta. È la seconda che porto via. Porto sempre a termine il mio lavoro, a qualunque costo. Se vi serve una tipa l'avete trovata! Eddie torna a piedi. Io me ne vado. Non sapevo cosa fare, Non mi era mai successa una cosa simile. Ora devo farmi tutta la strada a piedi, Porca puttana! Pensavo non potesse fare di peggio. Invece? È lei! Che succede lì fuori? Mi ha rapita! È saltata dentro l'auto, non me ne sono accorta. Non sono saltata dentro, Bernice, sono entrata non e poi lei è partita. Trainare le auto con la gente dentro. È Faccio contro la il legge. Mio lavoro. Portare via un'auto con il proprietario dentro è quanto di più grave tu possa fare. Faccio il mio cazzo di lavoro, cosa cazzo credete che faccia? Non stai facendo il tuo C'hai lavoro. Ci hai aggrediti! Sta zitto, cazzo! Vuoi il secondo round? Vuoi il secondo round? Prendo a calci nel sedere! Mio marito è un avvocato, ti faccio Cristi, causa! Cristi, ti conviene levarmi questa di torno, dico sul serio! Bernice! Ho fatto il possibile per evitare che quella donna ci portasse tutti in tribunale.
È matta. Ora basta. Ti ho detto come lavoriamo qui. Ho rimosso due macchine in sole 2 ore. Due! È stato inutile. Sei licenziata. Mi hai assunta per come lavoro e poi ti liberi di me. Ti ho dato un'opportunità e l'hai sprecata. Zitto tu, vattene! Cazzo. Ora vi dimostro cosa sono in grado di fare, cazzo. Vattene! Vattene via! Mi vuoi cacciare? Addio, Bernice, ci vediamo. Cazzo, ora gli faccio vedere io. Che fa? Oh no! Se hai coraggio, ridimmi tutto in faccia. Credi che non faccia sul serio? Mettila giù! Sei una spia! Dalle mie parti sai che facciamo alle spie? Stronzo! Vattene subito! Ora te lo dimostro. So che non vuoi colpirmi. Ehi! So che non vuoi colpirmi. Posso prenderla? Ti aspetto per strada. Siete tutti dei bastardi. Tesoro, calmati. Tutti! Andiamo. Mi licenzia per aver fatto il mio cazzo di lavoro. Cazzo! Non ho nulla contro di te. Bene. Tutti quanti! Avete capito? Se sono troppo tosta per questa gente è un problema loro. Non è l'ultima volta che vedete Bernice. Potete scommetterci.